Successo per il primo spettacolo organizzato nel suggestivo anfiteatro naturale della Miniera del Ginevro. Un lavoro corale tra il Comune di Capoliveri, l'Associazione Giuseppe Verdi e la Caput Liberum, che ha curato l'organizzazione della serata. Affascinante l'allestimento e giochi di luce curati da Roberto Rainò. Sul palco il quartetto d'archi umoristico Euforia, all'Elba insieme a Minervarte. Erano circa 500 gli spettatori, un pubblico limitato, anche se la capienza dell'anfiteatro è sicuramente superiore, per testare questo primo appuntamento con le manifestazioni miniera, che, vista la riuscita, sicuramente si ripeterà nei prossimi anni, come ha annunciato il vice sindaco di Capoliveri, Andrea Gelzi. Volevo esprimere la mia felicità per la riuscita della festa, che, come possiamo ben vedere, dà grosse soddisfazioni. È nata come una sfida pensata già l'anno scorso, però non eravamo riusciti coi tempi a realizzarla. Confrontandoci insieme all'Associazione Giuseppe Verdi e alla Caput Liberum, era un'idea nata già insieme, discussa e pensata, volevamo veramente realizzarla e quest'anno penso che ci siamo riusciti, se me lo permettete. Una grossa soddisfazione, un grosso ringraziamento a questi ragazzi che hanno lavorato giorno e notte, sia i ragazzi della Caput sia tutti coloro che fanno parte dell'Associazione Giuseppe Verdi, e anche noi come amministratori ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo la testa, ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, perché crediamo veramente che in questo contesto, in queste bellezze che ci abbiamo, che hanno visto i nostri nonni, i nostri padri, i nostri bisnonni qui sudare, oggi noi potremmo comunque continuare a tirarci fuori qualcosa, magari con meno fatica, perché noi ci facciamo i concerti, ci faremo altre cose, che però potremmo dare ancora tanto lustro alla nostra terra e insegnare anche ai nostri figli a continuare ad amarle come sono state amate precedentemente dai nostri genitori e dai nostri nonni. Queste miniere sono la nostra storia, ma anche il nostro futuro, ha detto il sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti, rivolto agli spettatori. Con lo spettacolo di questa sera vogliamo vedere come utilizzarle al meglio. Dopo lo spettacolo la serata è continuata tra gli stand allestiti sul piazzale con vini e prodotti delle aziende locali, trasformati in piatti tipici dell'Elba e della tradizione mineraria. Intanto la festa del cavatore continua questa sera con la romanza del cavatore per le vie del paese di Capoliveri. Domani sera la chiusura con Bobo Rondelli, eclettico cantautore livornese, ex leader dell'ottavo padiglione. L'appuntamento è alle 21 di domenica 5 maggio in piazza Matteo.